11 dicembre. La gente è intenta a addobbare l'albero di Natale quando in un appartamento divampa un incendio. È il 2006, siamo ad Erba, provincia di Como. Ah, ma quindi Erba è un posto? Ma sì, adesso Mario. Si spiega tutto! Sì, Mario. Sì, sono un cretino. Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web. Pupazzi dalle gare! La cronaca nera non è mai stata così immorale! Prima di tutto ringraziamo Ruggero perché ci ha suggerito l'argomento di oggi. Ecco, bravo Ruggero, hai migliorato il Natale a tutti. Bravo coglione. Bravo coglione. Sì. No Mario, non no, si Ruggero, va. Ruggero, ti voglio bene. Per la rubrica criminali italiani, no, era crimini. Vabbè, era crimini. Per la rubrica crimini italiani, oggi vi parliamo della strage di Erba. Tanto non cancelliamo nulla. No, non cancelliamo okay. Nulla, va benissimo. Per la rubrica peyote. Insomma, questo appartamento, come dicevamo prima, va a fuoco. Attratti dal fumo, due vicini di casa si precipitano sul posto e trovano subito un uomo sul pianerottolo. Cosa cucinate, vicini? Hai del sale? Lui lì rantolante. Una casa in fiamme. Che ti avanza? Ti avanza un po' di sale, vicino. Si tratta di Mario Frigerio, o Frigerio. O Frigeria. O fritto. Mario fritto. Mario fritto. Si accorgono subito che era in gravi condizioni. Aveva gravissime ferite al collo che gli impedivano di parlare. Immediatamente lo allontanano dalle fiamme, mentre lui, esprimendosi a gesti, perché non poteva parlare a causa delle ferite al collo, indica ai soccorritori la presenza di altre persone nell'appartamento. Ha fatto tipo gioco dei mimi. Quattro parole. Tipo, cioè, agli occhiali. Sì, no, ci ha messo tipo secoli a capire che cazzo stava succedendo, con tutta la casa in fiamme. Loro lì morti. A capire che cosa cercava di dirgli questo uomo. Allora è stato il maggiordomo con il coltello nella sala da pranzo. Esatto. Vicino all'ingresso dell'appartamento troviamo il corpo senza vita di una donna, Raffaella Castagna, la proprietaria. Nel frattempo, era la castagna. Che era la castagna, okay. Ovviamente. Nel frattempo si sente una donna gridare aiuto dal piano di sopra, ma il fumo e le fiamme impediscono di avvicinarsi. Ora, immagina, sapevano che Raffaella aveva un bambino. Ok. Sentivano gridare aiuto, ma non potevano fare nulla. Ma non era il bambino. Ma non era il bambino perché era la voce di una donna adulta. Ok. Quindi, se fai due conti, ci sono almeno altre due persone, di cui uno è un bambino. Quindi ti prende un po' a male non poterli aiutare, però vabbè. Con l'arrivo dei pompieri l'incendio è stato domato. Seduto incendio. Giù. Sdraiati. Le vittime in totale sono 4. Oltre a Raffaella fu trovato anche il corpo del figlio Josef, di appena 2 anni, e della madre di lei, Paola Galli, la donna che gridava aiuto appunto. Infine, nel sottotetto c'era il corpo senza vita di Valeria Cherubini, vicina di casa di Raffaella e moglie di Mario Fritto. E cugina di Giovanotti. Ovviamente. C'aveva anche lei, è morta di zeppola. Paro Mario Fritto. Porello. Morto fritto. Esatto, morto di colesterolo. Morto onorevole. Quest'ultimo è stato portato al centro ustionati perché sai era fritto, no scherzo, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Como perché ha dovuto subire svariati interventi chirurgici alla gola e si sveglierà soltanto 2 giorni dopo. Quello che è emerso dalle indagini è però un quadro leggermente più agghiacciante. Non si è trattato infatti di un semplice incidente. Io qui ti volevo, perché dai grande, che cosa è successo? Dimmi. Niente, è stato un incidente. Ciao a tutti, alla prossima. Come no, non è stato un incidente. Tutti e 5 sono stati aggrediti da qualcuno e l'incendio è stato solo un maldestro, perché poi si è scoperto tutto, tentativo di cancellare le tracce. Quindi ha funzionato benissimo. Alla grandezza. Questo incendio ha fatto il suo sporco dovere. Raffaella è stata colpita ripetutamente con una sbranga. Come se non bastasse, è stata poi accoltellata per ben 12 volte e alla fine sgozzata. Perché è un tentativo di confondere le indagini. Esatto. Qual è stata la causa? No, molto... Come li abbiamo uccisi? A. Sgozzati. B. Accoltellati. Quale delle 12 coltellate è stata? Porella. Comunque quanto siamo insensibili. No, per niente. Mamma mia. La madre Paola ha ricevuto più o meno lo stesso trattamento, sbrangate e coltellate. Sono morte entrambe per lesioni alla testa. Quindi era bastato il primo tentativo. Esatto, fondamentalmente si potevano fermare là, invece loro no, vogliono infierire. No, hanno avuto infierite. Okay. Se così si può dire è andata leggermente meglio al bambino, che è morto dissanguato con un unico colpo alla carotide. Valeria Cherubini è stata colpita con ben 34 coltellate ed 8 sprangate. È morta però asfissiata a causa dell'incendio, prima ancora che quelle ferite potessero rivelarsi mortali. Mamma, la famiglia dell'Highlander comunque, cioè, nel senso non morivano mai questi. Esatto. A quanto pare Mario Frigerio, detto fritto per gli amici, si è salvato grazie a un difetto congenito che aveva alla carota. Ma come?
Eh sì, alla perché carota. Praticamente alla carotide. Alla carotide. Ah, giusto, scusami. Questo difetto gli ha impedito. Immagini c'è una carota qui dentro. Non penso che arrivi a avere il primo minuto di vita. Ma adorabile. Era perfetto per il soffritto. Quindi questo difetto alla carotide gli ha impedito di dissanguarsi. Però evidentemente gli assalitori l'hanno creduto morto e lasciato stare. Ora però la cosa più triste di tutta questa vicenda è che a morire nell'incendio, asfissiato per il monossido di carbonio, è stato anche il cane di famiglia. No. Un povero, piccolo, cucciolo puffoso. Pensa che era l'unico che magari non volevano uccidere. No, probabilmente perché era il lo hanno testimone anche liberato, che ave. Vai via, e lui è rimasto lì, capito? Come testimone che ave, capito? Perché allora, è stato lui, due abbagli per il sì, uno per il no. Le indagini portarono immediatamente a sospettare del marito di Raffaella, Azuz Marzouk. Non so se la pronuncia è questa, però Azuz Marzullo. Versione Marzullo. Di origini tunisine. Perché giustamente che fai? C'è un omicidio, non te la prendi col primo nordafricano che ti capita a tiro? È stato il negro! Che poi non era nemmeno negro. No, però, ma si può dire negro? Ma io penso che di tutto quello che abbiamo detto finora, negro sia la cosa minore. Negro. E comunque no, non possiamo dire negro, la produzione poi ci taglia i fondi. Cazzo, la produzione. Pronto? Pronto, sono la produzione. Ragazzi, ma che cosa state facendo? Che cazzo state facendo? Ma che la parola negro? Seriamente, la parola negro? In questo clima d'odio dove l'immigrazione c'è, tutto quello che sta succedendo in questo momento, il politically correct, e voi dite negro? Ma è veramente noi... Veramente un cazzo, ragazzi, veramente un cazzo. Questa è la base della comunicazione, soprattutto in un programma del genere. Non voglio mai più sentire una cosa del genere. Ok. Sono stata chiara. Scusa, ci dispiace. Che palle questa, ma poi produzione che nome è? Davvero. Tornando a noi... Peccato però che il negro, appunto, avesse un alibi di ferro. Stava infatti in Tunisia la sera del delitto. Quindi con grande sconforto degli inquirenti... Oh. Le indagini debbono proseguire. Ma come? Era stato il negro! E invece no. No! Andando avanti appunto con queste indagini, si scopre che Raffaella aveva avuto svariati diverbi con una coppia di vicini di casa. Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi. Olindo Tamarindo. Era già diverso tempo che fra loro ci stavano degli attriti, sfociati in una vera e propria aggressione avvenuta l'anno prima. Ma no, a Natale a questi gli parte tipo la vena. Sì. Togliro del culo, cioè, a Natale più a buoni. Sì. Rosa e Olindo avrebbero aggredito Raffaella, la quale ha poi sporto denuncia appunto, e pochi giorni dopo la strage ci sarebbe stata l'udienza. I due coniugi erano due persone molto chiuse ed isolate, descritte come morbosamente attaccate l'uno all'altra. Fra tutti i vicini... Erano pappagalli. Fra tutti i vicini furono gli unici due a non chiedere informazioni riguardo l'incendio. Cosa decisamente molto strana, sai, prende fuoco l'appartamento della mia stessa palazzina, come minimo chiedo spiegazioni. Ma magari non te ne frega niente, cioè... Sì, anche per carità, però... Che cazzo me ne frega? Però capisci che era già una prima cosa di sospetto. Quando... Sì, vabbè, tipo i vecchi al cantiere. Esatto. Che si mettono lì a guardare l'incendio e già sanno tutto. Esatto. Prima della polizia. Ma guarda che quei tondini d'acciaio andrebbero come... Vabbè. Quando gli inquirenti si sono presentati dai coniugi per, insomma, le domande di rito, hanno subito notato dei lividi sul braccio di Olindo. Tamarindo. E una ferita ancora sanguinante sul dito di Rosa. In più, i due si sono subito posti sulla difensiva. Pensa che si sono immediatamente hanno presentato lo scontrino del McDonald's a mo' di alibi. Cazzo di alibi! Allora tu vai dai vicini. Ma perché? Delle domande. No, io stavo a cena al Mac con lo scontrino. Ma subito. Che vuol dire? Ma non vuol dire nulla. Ma come no? Ma c'era non c'era Globo all'epoca. No, non c'era Globo all'epoca. Perché, cioè, non ha senso questa cosa. No, vabbè. Il senso ce l'avrebbe pure. Nel senso, c'è stata una strage e io ti dico, no, guarda, ero a cena al Mac. Peccato però. Magari avevano fatto un takeaway. Non c'era il takeaway. E tra un incendio e l'altro. Takeaway c'è sempre stato. Ho capito, ma se comunque. Tra l'incendio e l'altro è una patatina. Ma niente, deve fare polemica. Deve fare polemica. È polemica. Se in teoria stavi al Mac anche per il takeaway, contemporaneamente non potevi stare da un'altra parte a ammazzare la gente. Vabbè, questo rimane comunque una stronzata. La stronzata c'è adesso, no prima. La stronzata c'è perché l'orario non corrisponde. Perché lo scontrino era di 2 ore dopo l'orario presunto della strage. Tu capisci che io sto solo cercando di innervosirti, vero?
E ci riesci benissimo. Mario, ci riesci benissimo, okay. Pezzo di merda. Da questa serie di dettagli si percepisce una certa dose di stupidità. Scusate, no, perché questa cosa è dell'assurdo. Vabbè, ma stupido, prego. Stupido, continua. Mario, come è stupido, no? Stupido Flanders. Stupido Flanders. Indagando sul loro passato, pare che Rosa sia stata violentata da bambina, forse addirittura da un parente. Mentre Olindo, Tamarindo. Invece ha chiuso totalmente i rapporti con la famiglia a seguito di una rissa. Addirittura padre e fratello l'hanno querelato. È giusto. È giustissimo. Che fai? Non quereli tuo figlio. L'eredità no. L'eredità no. Ci hanno proprio chiesto addirittura, c'è un tizio che ci ha chiesto di non fare battute sui giochi di parole. No, mi dispiace, non ce la faccio, continuerò a fare battute sui giochi di parole. Insomma, che cazzo vuoi? Io faccio le battute su quello che voglio, ma che vaffanculo. Mario, la smetti di offendere la gente che ci ascolta? Ma io non offendo nessuno. Non è vero, tu offendi tutti. Ma io offendo anche me stesso. Ma quello sicuramente, e fai anche bene. Stupido Mario, stupido. A Mario Fritto. Mario Carota. Insomma, Carota. I sospetti sono davvero tanti, ma non finisce qui. Gli inquirenti trovano nell'auto dei coniugi una traccia di sangue appartenente ad una delle vittime. Era ketchup del McDonald's. Assolutamente. Non era sangue. No, no, il ketchup del McDonald's è sangue. Ah. Non lo sapevo questo. I RIS hanno poi accertato che gli omicidi siano stati compiuti da due persone, una delle quali mancina proprio come Rosa. Gli hanno lanciato una palla da tennis e lei l'ha presa con la sinistra. Esatto, questi sono proprio i test balistici che si fanno. Prende il volo. Balistici. Balistici, perché? Vabbè. C'è infine la testimonianza ovviamente di Mario Frigerio, che dopo il suo risveglio ha subito riconosciuto i colpevoli in Rosa e Olindo. Tamarindo. Insomma, dopo i vari interrogatori, i due hanno confessato davanti ai magistrati, descrivendo tra l'altro dettagli che solamente gli autori della strage potranno conoscere, la posizione dei corpi, insomma, delle ferite, varie cose. Vabbè, quindi è chiusa. No, perché all'udienza preliminare i due hanno ritrattato tutto dichiarandosi innocenti. Con lo scontrino del McDonald's. Abbiamo lo scontrino. Avevamo lo scontrino. Al processo Olindo. Tamarindo. Basta. No, tutta la puntata sarà va così. Va bene, il titolo è Tamarindo. Esatto. Poi chi può capire. Olindo, Tamarindo e Rosa. Insomma, Tamarindo accusa. Accusa i carabinieri di avergli fatto il lavaggio del cervello per portarli a confessare. Troppo sofisticato per i carabinieri italiani. No, infatti. E loro ti menano e basta. Esatto. Te gonfiano del botte. No, Mario, non ti menano, ti denutriscono. Anche. Vanno entrambe le cose. Sono stati entrambi condannati all'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Il procuratore generale ha individuato come momente il fatto che, aperte virgolette, i Romano non sopportavano la confusione che fino a tarda notte proveniva da casa di Raffaella Castagna, né tolleravano i movimentati rientri sempre a tarda notte di suo marito, il pregiudicato tunisino Azuz. E beh, ho capito, che faceva? Suonava il clacson, urlava sottornato e metteva Gigi D'Alessio a palla. L'inciso del procuratore. No, perché se fossero questi i motivi hanno fatto bene. Vabbè, insomma, condannati, arrestati, imprigionati. Nel 2011, sempre il solito Azuz cambia idea. Decide che Olindo e Rosa non sono più colpevoli. E nel 2012 intenta un ricorso. Sti negri, guarda. Perché si deve mettere in mezzo? Ma che vuole veramente? Non lo so, non si sa perché abbia cambiato idea. C'è anche poi non è nero, la smetti di dire che questo è appunto, nero. Appunto, cioè lo puoi offendere. Se io ti do del negro e tu non sei negro, nessuno si offende. Non funziona così? No, prova a dare negro a un negro. Anche i coniugi fanno ricorso, però alla fine, proprio a maggio di quest'anno, la Cassazione dichiara inammissibile la revisione per infondatezza del ricorso. 2 mesi fa, però, per un vizio di forma, la Cassazione ha accolto l'istanza dei legali di Olindo e Rosa. Cioè, vabbè, ho capito, però non è possibile. Beh, non cioè, è si possibile. Sono dichiarati colpevoli all'inizio! Però aspetta, effettivamente ce ne sono svariati di casi di dichiarazioni di colpevolezza che poi sono stati. Cioè, in America addirittura, per carità, altra storia, no, altre situazioni, ci sono stati proprio delle condanne a morte per false dichiarazioni indotte dai carabinieri, insomma, dagli inquirenti. In America, i carabinieri, i carabinieri americani. I carabinieri. I carabinieri. Quindi in realtà ci può stare, mo comunque staremo a vedere, insomma, questo ricorso, se alla fine si farà e che ne uscirà fuori. Per ora i due restano in carcere, hanno finito i 3 anni di isolamento diurno e possono vedersi una volta al mese. A Natale.
Una volta al mese a Natale. Una volta al mese, va bene. Dovrebbe esserlo. Quindi al momento la storia finisce qui, ma è ora il momento della pillola nera. Vai Mario. Tutti conosciamo la storia di Cappuccetto Rosso. Io no? Come no? Incontra il lupo, va dalla nonna che in realtà è il lupo che ha mangiato la nonna, arriva il cacciatore e vissero tutti felici e contenti. Questa più o meno, molto a grandi linee, è la favola che conosciamo tranne il lupo. Originariamente però la storia era ben diversa, molto diversa. Parliamo tipo del 1600, cioè la storia veramente ha origini antichissime. In realtà Cappuccetto era una giubba rossa. No. Ed era intenta a persuadere comunque i bambini a non avvicinarsi agli sconosciuti in un'epoca che era completamente diversa da questa. E com'era questa storia? Verde. La storia era che, sì, Cappuccetto Rosso e il lupo si incontrano nel bosco. Il lupo va a casa del Cappuccetto Rosso e mangia subito la nonna. Cappuccetto Rosso arriva a casa della nonna. Il lupo la costringe a mangiare la nonna e a bere il suo sangue da una bottiglia. Poi la fa spogliare nuda, la fa sdraiare nel letto e mangia anche lei. Quindi l'unico a rimanere vivo è il lupo. Wow. E tutti quanti muoiono. Che figata. Fine della pillola. E poi va a mangiare i tre porcellini. Non so se è lo stesso lupo. Secondo me sì. Anche lo stesso di Game of Thrones. E comunque siamo arrivati alla fine dell'episodio 3x7 di Pupazzi dalle gare. E arrivati a questo punto, veniamo ai ringraziamenti. Ora, per quanto riguarda le storie Instagram, lasciamo perdere perché domani scade il contest. Domani è il 30 novembre. Per chi ascolterà questo episodio il 29, per chi lo ascolterà in futuro, peccato. Vi non attaccate, hai non potete vincere la maglietta. Però esatto. Per chi lo sta ascoltando in diretta, tra virgolette, ultimo giorno, in tempo. Ultimo giorno è domani per cercare di aggiudicarvi la maglietta di Pupazzi dalle gare, oltre alla gloria eterna. Ovviamente. Quindi taggateci in una storia Instagram e noi poi giudicheremo a totale discrezione nostra, quindi voi non avete proprio potere decisionale al riguardo. Esatto. A chi dare la maglietta. E poi arriviamo ai ringraziamenti su iTunes lanciando le recensioni negative. Dan dan dan. Intanto abbiamo preso una 2 stelle da un infame che non ci ha nemmeno lasciato il commento. Infame, no. Infame, nel senso, tu mi puoi dare anche una stella, ma almeno dimmi il motivo. Semplicemente gli ha fatto schifo. Sì, ma vabbè, ma dimmelo. Ti do 2 stelle. Voglio sentirmi dire che faccio schifo. Fai schifo. Grazie. Lo dico io. Grazie. Che fai schifo. No, oltre a questa recensione a 2 stelle, abbiamo un'altra recensione a 3 stelle da Fate 1973. Che supponiamo non... sia lo stesso di. Penso di sia lo stesso di YouTube. C'è anche un altro commento su YouTube dove entrambi, sia la recensione che il commento, ci danno dei cialtroni. Infatti, la recensione è di 3 stelle, si intitola proprio Divertenti cialtroni. Ho ascoltato tutte le puntate, divertentissime e con informazioni, anche se non ricchissime, in alcuni casi inesatte. 3 stelle perché le altre ve le dovete meritare. Se mi fate una puntata e al personaggio per il quale è stato coniato il termine serial killer, vi metterò un'altra stella. E l'altra se... Allora, intanto non si negozia con i terroristi, quindi non ci andiamo al rigatto. Esatto. E un'altra se rivedete una puntata che avete fatto sul mostro di Firenze perché avete detto tante stronzate. Ciao. Lui però l'ha censurato, lui ha scritto strate. E io non quindi... lo censuro, non censuriamo nulla. Allora, noi siamo politicamente scorretti, quindi non vedo perché dovremmo censurare qualcosa. Allora, al di là del fatto che grazie comunque per le 3 stelle, grazie per la critica. Ora, a noi fondamentalmente di darvi le giuste notizie ce ne frega fino a un certo punto. No, vabbè, nel senso, ci informiamo, prendiamo, facciamo anche dei riscontri fra varie fonti. Però metti comunque che dobbiamo fare una puntata in meno di mezz'ora, quindi tante informazioni le omettiamo volutamente. E quindi poi tendenzialmente tendiamo a cazzeggiarci sopra. Assolutamente quindi sì. Vi diamo comunque informazioni che a nostra discrezione sono esatte, ma non faremo mai una revisione delle puntate del Mostro di Firenze. Comunque io la puntata sul termine, sul chi ha coniato il termine serial killer, la voglio fare. Sì, ma io la non farò... voglio la stella in più. No, non mi interessa la stella in più, vanno benissimo anche 3 stelle. Senti, allora, se un podcast è come il nostro, un punteggio 5, secondo me c'è qualcosa che non va. Allora, dobbiamo... Siete sbagliati voi che siete. Esatto, avete qualche problema, perché personalmente io di questi commenti me ne aspetterei almeno uno al giorno, specialmente dopo questo. Sì, ma infatti episodio. Sono stati veramente pochi commenti negativi finora. Cioè, onestamente, quando siamo partiti con il podcast avevamo una paura fottuta di ricevere tutte critiche assecchiate. Invece no. Va bene, comunque mi sta molto bene addosso la parola cialtrone. Vero? Sì, sì. E detto questo, comunque grazie della recensione e continuate a darci delle bellissime recensioni.
a commentarci e a darci spunti per altri episodi. E se avete altre informazioni alternative che pensate sia giusto che noi le diciamo, ditecelo e noi magari vi ignoreremo sapientemente come al solito. Poi vabbè, se vi va, condivideteci sui social, così magari ci aiutate a farci conoscere al grande pubblico e a farci odiare di più. Esatto, grande pubblico. A ricevere più recensioni. Quindi continuate a seguirci e da Mario e Stefano alla prossima. Arrivederci. Ciao negri.